Io da tempo sostengo che progressivamente si deve creare un'interazione sempre più forte tra gli abitanti della città, il porto e il mare, e quindi una progressiva eliminazione delle mura che separano il porto dalla città. Due occasioni questa mattina per un confronto sui temi del porto e delle opportunità offerte dalle risorse del mare. Alla stazione marittima il sindaco di Napoli si è incontrato prima con i rappresentanti del Forum delle Guardie Costiere del Mediterraneo, 65 delegati provenienti da 24 paesi di 4 continenti che fino a domani discuteranno di sicurezza della navigazione, protezione dell'ambiente marino e tutela della pesca, mettendo il tema della condivisione al centro dello storico ruolo strategico del Mediterraneo, quello di interscambio e reciproca conoscenza dei popoli. Successivamente si è passati alla seconda edizione della Shipping Week, evento internazionale che fa da riferimento alla comunità marittima, durante il quale sono state messe in mostra le grandi capacità e le potenzialità del cluster marittimo napoletano e campano, auspicando anche un rapporto fra città e porto che integri con ancora maggior forza il rispettivo ruolo ed il senso dell'appartenenza. Ministro Del Rio, lei ha promesso le nomine dei presidenti delle autorità portuali entro l'estate. A che punto siamo? Abbiamo terminato il lavoro delle commissioni anche, come avevo detto, quindi adesso arriverà il parere, dopodiché torniamo in Consiglio dei Ministri e quindi le cose sono finite. Penso che rispetteremo il termine che ci siamo dati. Sì, mi sembra che l'impegno del Ministro Del Rio è stato chiaro. Aveva detto che entro l'estate ci sarebbe stata la nomina della nuova autorità di gestione. Noi siamo pronti a farne parte, io come sindaco della città metropolitana. Quindi metteremo in campo anche noi come amministrazione tutte le condizioni, tutti gli atti perché il mare e il porto possano rappresentare ancora di più un punto di forza, di rilancio e di grande potenzialità della nostra area metropolitana, non solo di Napoli ma dell'area metropolitana appunto da Pozzuoli a Sorrento. Quindi già si vedono segnali concreti, quello che abbiamo detto insieme all'ammiraglio Marzano della Marina Militare sul progressiva apertura del Molo San Vincenzo e così anche tante altre cose che faranno del porto di Napoli un ulteriore luogo del rilancio di Napoli in termini economici, in termini di sviluppo, in termini di posti di lavoro.